magia del Natale ha raggiunto il suo obiettivo: regalare sorrisi a tutti. Perché i sorrisi non costano nulla e possono cambiare la storia di un momento, di una giornata, l'umore di qualcuno che non sta vivendo un periodo positivo. Lo ha rimarcato al termine dell'eccezionale spettacolo organizzato da Irone Comunicazione dei fratelli Giovanni e Mino Pepe, la guest star della serata, Cristina D'Avena, che tra l'altro ha avuto parole d'elogio per la città di Pagani che l'ha ospitata per questa occasione. In questo momento sinceramente mi trovo a Pagani e sto per iniziare uno spettacolo in un bellissimo teatro qui a Pagani. E infatti sono in camerino, mi sto preparando appunto per iniziare lo spettacolo. E beh, devo dire che Salerno è bellissima, è illuminatissima e mi hanno fatto mangiare delle cose pazzesche prima in camerino, delle cose cos'erano Andrea? Dei panzerotti, dei calzoni pazzeschi. E poi mi sono arrivati addirittura questi, che sono dei pasticci, dei cioccolatoni incredibili, non so, forse sarò ingrassata, penso 3 kg. Però non me ne frega niente perché sono contenta. Faccio anche questa prospettiva che è bellissima. Insomma, è pazzesco, devo dire. Che dire, questa sera grande concerto qui al Teatro Pagani, Allora io con questo pasticcino buonissimo, condividiamolo perché è buonissimo e se capitate qui da queste parti comprate questi pasticcini perché non so come si chiamano? Mostaccioli, sono una cosa... 20 kg in più, ma fa lo stesso. Questi sono... Basta. Per qualche ora tutti sono diventati bambini, grazie alle sigle dei cartoni animati della famosa artista, ma anche per l'incantevole show delle bolle con Fabio Mosca, i balletti di Evoluzione Danza di Angri, la potente voce del piccolo Dante Grimaldi, il tutto condito dalla simpatia degli animatori dei Sognatori. L'evento si è tenuto all'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani, mirabilmente gestito dal direttore amministrativo Aniello Giordano, dal direttore artistico Carmine De Pascale e con la fattiva collaborazione dello sponsor della serata, Vitalica Sporting Center. Numerosi i momenti emozionanti per gli spettatori che sono tornati a casa con tanti sorrisi in più e la certezza di essersi sentiti partecipi di un momento di festa, dimenticando per qualche ora problemi e negatività. È stata una serata molto bella, in un bellissimo teatro e poi insomma questa è una città meravigliosa con tanto calore, quindi sono stata benissimo. Quando ci sono i bimbi, quando c'è animazione, quando c'è la magia di un'animazione soprattutto così natalizia e così favolistica, è normale che è un impatto pazzesco perché entri immediatamente in un mondo fantastico. Seconda volta con Irone Comunicazioni come è stata da conoscere? Ma che ti devo dire, siete meravigliosi, io mi trovo benissimo con questo gruppo perché sono persone molto sensibili, molto umane e quando si lavora con gente così è ovviamente si inizia subito alla grande, grazie. Fabio Mosca è un animatore che già 12 anni fa inizia nel campo dell'animazione, parte per i villaggi per poi fermarsi per quanto riguarda il mondo dei villaggi, il mondo del divertimento con gli adulti, ma per passare poi a quello dei bambini, quindi creare più che altro spettacoli teatrali. Oltre a fare lo spettacolo delle bolle di sapone ho anche un gruppo di animatori, quindi ci incentriamo anche a fare spettacoli oltre le bolle di sapone, anche altri tipi di spettacoli, tipo la ballerina nella sfera, abbiamo gli artisti tra cui il trampoliere, il giocoliere, anche qualche mago che non è il mago delle bolle ma la classica magia che conosciamo tutti quanti e poi il gruppo degli animatori dove fanno divertire i bambini nelle piccole festicciole private. In realtà all'incirca di 70 allievi e ci occupiamo sia
di danza classica, hip hop, moderno, latino, e questa sera qui proponiamo la danza classica e il latino. Abbiamo partecipato già qualche anno fa, proponendole ai ragazzi, anche loro sono state molto felici. Già i grandi eravamo contenti perché lei fa parte del nostro passato più che del loro. Come nasce la tua passione per la musica? Diciamo che è stata una cosa che io non mi aspettavo nemmeno, perché ascoltando i miei nonni cantare poi genere classico, napoletano, Merola, e allora poi io ho iniziato a prendere un po' la passione per il canto, però è sempre hobby per me. Non è. So che ti chiamano il piccolo tenorino, come ti fa sentire questo nomino? È bello. Soprattutto questo nome mi è stato messo dal provino di Peguegnos Gigantes, me l'ha messo la Belen.